Noi abbiamo fatto 80.000 persone qualche settimana fa, magari qualcuno c'era. Grazie. E io mi stavo proprio cagando addosso. E dico, è stato il record italiano per una band. Cioè nessuno aveva mai fatto così. E io continuavo a pensarci, mamma mia, record. E poi c'era anche Jerry Scotti nella testa mia che diceva... Jerry Scotti? Ma c'è sempre Jerry Scotti. Se nel momento più bello della vita pensi a Jerry Scotti. No, ma dico, ma... capito. Ma perché le due cose non possono coesistere, scusa, no? Capito? Jerry Scotti è un buon compagno di vita nei momenti belli, secondo me. Cioè, è come immaginare la gente in mutande, ti aiuta a rilassarti un po'. Cioè, nel senso ah, che... Allora, è un antistress, Jerry Scotti. È amichevole, Jerry ah, Scotti. Ah, ok. Capito? Cioè, tu sei lì, mi cago sotto, pensi a Jerry Scotti, ti parla. Va bene, capisco. Ah, ma ti dico... Scusate, farvi una birra in più, cioè... È un grandissimo piacere introdurre per voi il grandissimo, il frizzantissimo Giacomo Poente! Ciao a tutti! Benvenuti al Teatro Oscar! Dammi un po' di luce! Questa è la mia band! Ha un nome meraviglioso! Gli anagrammi di Giacomo Poretti! Se volete poi ve ne raccontano qualcuno! Soliti ritardatari, eh? Venite quando cazzo volete! Era alle 9, eh? Hai ragione, però intanto... Signore e signori... Bene, 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 bene. Allora vedo che qualcuno conosce già l'ambiente, eccetera. Là ci sono altri ritardatari. Intanto vi do il benvenuto. Non potevi passare di qui, cazzo, far tutto il giro, rompere i maroni a tutti. Vabbè, comunque nel frattempo, mentre si siedono, io vi racconto i prossimi due eventi che ci saranno al Teatro Oscar. Uno è assolutamente imperdibile perché è l'inizio della stagione teatrale. 3 ottobre, 5 ottobre, 7 ottobre, il Triduo del Giullare. Ogni sera ci saranno 4-5 comici, poeti, saltimbanchi, una cosa incredibile. La prima serata, 3 ottobre, ci sarà The Subscribed, che presenta e fa anche le sue cose, Moni Ovadia. Cevoli, il più scarso del trio, Giovanni Storti, Daniela Cristofori, che non la conoscete ma sarà una sorpresa, e Lorenzo Maragoni. Questa è la prima serata. Allora, ragazzi, questa è la prima serata. Andate sul sito Oscar Desidera, potete già prenotare, sono aperte le prenotazioni, ma poi ce ne sono altre due di serate, perché c'è Lella Costa, Enrico Bertolino, fate applausi, Enrico Bertolino, Leonardo Manera, Margherita Antonelli, e di sicuro me ne sfugge qualcuno. Comunque sono tre serate eccezionali dove, in collaborazione con l'ospedale Monzino, noi declineremo la parola cuore. Ogni comico, artista, poeta, saltimbanco avrà a disposizione 20 minuti per parlare del cuore. Oh, questa è la prima cosa. Scusate, siete andati a mangiare la pizza o avete fatto fatica a trovare parcheggio? Parcheggio, tutti sta balla raccontano. La gente sera è venuta alle 7:30, voi invece, eh? Oh! Poi! Aspettate, prima di cominciare l'altro evento. 25 settembre, lunedì 25 settembre, non qui, ma alla Sala degli Angeli, che è in via Colletta, qua a 500 metri, che è sempre roba nostra,
sempre roba nostra che stiamo ristrutturando, però il 25 settembre alle ore 19:30 presentazione di un libro di uno scrittore incredibile, un allegro sconcerto di Giacomo Poretti. Oh! Venite! Allora, siamo pronti? Aspetta, no, perché, ascolta, non ci credono che voi pensate, questa gente qua non dorme di notte e pensa agli anagrammi di Giacomo Poretti. Vuoi leggere un, vuoi dire un anagramma? Tre atomici Togo. Dine un altro. Ipotecati Groom. Un altro e poi cominciamo. Impecorita Togo. Questa è bella, questa è bella. Signore e signori, siamo pronti per cominciare. È un mio piacere qui, direttamente al Teatro Oscar in Milano, di annunciare gli ospiti eccezionali del podcast, i Pinguini Tattici Nucleari! Ragazzi, buonasera, mamma. Buonasera, grazie mille. Che gioia essere qua con voi. Che grazie. Gioia. Ma che gioia piacere. Entrare con la band che suona. Hai visto, ma che bellissimo. Band, eh? Pazzesco. Oh, mi sono vestito da giovane perché siete. Vedo, non male. Ma, buon risultato, Gioia. Scusate, bravo. Ma che pezzo era? Non ho capito che pezzo stavano suonando. È una cover nostra di un po' di anni fa. Ah, ok, ok, perfetto. Cazzo, c'ho orecchio, eh. E. Vabbè, oh. Puoi fare cambio, se possiamo fare cambio. Sedia di merda. Capitata al conduttore, comunque. No. Ma sei anche il più leggero, è andata bene, posso dire. Se ci sedevamo noi, magari proprio tre capriole. Dai, mettiti qua. Dai. Lo sapevo io. Vai. Grazie. Però. Ragazzi, allora, assumerò una posizione che rimarrà identica per tutta la serata. Stai fermo, non fare casino, Esatto. Vabbè, il problema è che lui quando si diverte, noi glielo diciamo da una vita, e questa cosa è una roba proprio di inside joke, rompe le cose da sempre, ma anche proprio scritto nella pietra. Cioè, quando si diverte, iniziò un concerto a Trento, Popular Festival si chiamava, lui si divertiva talmente tanto sul palco che caduta la tastiera e si è spaccata, e da lì in avanti c'è sempre questo leitmotiv del se ti diverti e li rompi qualcosa, quindi in realtà è molto labile la situazione. Mi piace, è una scommessa. Ti piace, bravissimo. Spaccare tutto? No, in realtà no, però succede. Cioè, non è che faccio apposta. Non è lui che insegue lo spaccare, è lo spaccare. Vabbè, che non ti preoccupare, era già messa male, si rompe anche quella lì, chi se ne frega, ma niente. Allora, no, posso dire, per cominciare, perché ci sarebbe una marea di cose da dire. Beh, intanto, quanto vi vuol bene la gente, Quanto vi vuol bene? Grazie. Mamma mia, veramente. Ma io, ragazzi, al di là della bravura musicale, i testi, tutto quanto, eccetera, io penso che uno dei segreti dell'affetto che la gente, i ragazzi, provano per voi è perché c'è, attenzione, che è la bergamaschitudine. Sì! Grazie. Io amo la bergamaschitudine, perché io da 4-5 anni sono questa roba qua, questa cosa meravigliosa del Teatro Oscar è colpa di un bergamasco di Brignano Gerardad, Gabriele Allevi, che è il mio socio. Li conosce. E applaudite, ma non conoscete. Intanto arriva gente ancora adesso, sulle 9:12. Vabbè, comunque, ascolta, allora. Quando ci siamo conosciuti con Riccardo, no, dove sei? Sei di Albino, sono di Albino, io non so quanti la conoscano, però. Beh, no, vabbè. Ulla, tranquilla. Se non è ad Albino, urliamo. Scusate, c'è uno Torino, un esorcista, perché intanto mi è partito un cazzo. È sua figlia, signora. Ma cosa cazzo le dà da mangiare? Cioè. Scusa, puoi urlare?
Cioè, si è spaccata anche una tastiera, tra l'altro. Tutto. Comunque, di Albino, ecco, intanto sono squilibrati in quel modo qua, quelli di Albino, no? E, no, appena me l'ha detto sono sobbalzato, perché intanto Albino era il nome del mio papà. Vabbè, tu dirai, vabbè, ma cosa c'entra, no? Albino, e poi dico a lui, perché l'ho visto in faccia, è una persona colta, Riccardo, così ho pensato, no? È il paese del Moroni. Sì, di Giovan Battista Moroni, un pittore. No, oh, è l'unica roba che abbiamo Albino, quindi... L'orgoglio locale, come si no, dice. No, è vero. No, ma io lo conosco dalle elementari perché ti sfracassano le balle dicendoti il Moroni. Poi no. Io ho anche una cugina che si chiama Laura Moroni, peraltro, quindi forse imparentati alla lontana, chissà. E cioè, adesso parlo anche del vostro paese, state calmi. Siamo pronti. Siamo una terra di paesi, noi bergamaschi. Comunque, questo Moroni, andatevelo a cercare, c'è il Sarto, come tu ben sai, me l'hai citato. È un quadro bellissimo. È un ritratto meraviglioso di un sarto che sta addirittura a Londra. Sì, perché è famoso in realtà nel mondo per chi conosce l'arte. Certo i pinguini tattici nucleari. No, abbiamo altre qualità. Però insomma c'è della bella arte nel nostro paese. E poi dico, ma sai che io ho lavorato nel tuo paese, no? In una delle numerose chiese che ci sono ad Albino, ce ne sono almeno 7-8, no? C'è una cultura cattolica diffusa, e io ho lavorato, ho portato il mio spettacolo una volta e mi ricordo che c'era talmente tanta gente, perché il pubblico di Albino era molto caloroso, che hanno dovuto aprire le porte. E ho fatto la battuta al parroco che era presente in sala, fa, ma quando vengo io c'è, si riempie la chiesa però, E lui mi ha detto, vai, venga a dire la messa domenica prossima. Non posso, sono a Pedrengo. Guarda caso. Pedrengo, sì, perché loro due, Interland. But e io sono di Pedrengo, no? Sì. Beh, tutti, no. Pedrengo non è noto per niente, ragazzi. Noi siamo, forse la prima cosa che è uscita da Pedrengo che è uscita. No, però c'è l'ecosauro. L'ecosauro, bello. È una bellissima campagna di sensibilizzazione con un dinosauro ecologico. No, un saluto all'ecosauro. C'è questa... Nel dubbio. C'è anche questa cosa molto divertente che è un po' quando... Sai quando vedi qualcosa e ti convinci che quella cosa è vera? E c'è, mi ricordo da ragazzino, la mappa, cioè quelli che ti davano alle scuole elementari, e hanno detto che praticamente questa mappa è un dinosauro. Se tu guardi Pedrengo, vedi un dinosauro. Se hai preso delle pastiglie. Sì, esatto. Però probabilmente è così. Sono inventati perché... questo ecosauro che dovrebbe spingerti a riciclare. No? Sì, se non sbaglio. Però nessuno a riciclare ricicla. Cosa? Tutto, qualsiasi il cosa. Il denaro. Tutto. Non farti problemi, ricicla tutto. A Pedrengo si può. No, vabbè, purtroppo il nostro paese non ha un pittore molto noto di cui parlarvi. Abbiamo tre cedri dell'Himalaya. Una cosa più, un'altra cosa. I cedri dell'Himalaya. Sì, tu non li hai visti perché sei venuto nel centro del paese, sulla nostra grande e meravigliosa piazza. Guarda come sembra la Proloco già. Ma dall'altra parte del paese invece c'è un grande parco dove ci sono tre cedri plurisecolari. Pensa. Ma di solito i cedri sono del Libano. Invece no, sono dell'Himalaya. Non so quando li hanno presi. Secondo me dell'Himalaya. Van giù lato. Vanno. Alzo le mani, possibile. Vabbè, ma avrete... Abbiamo pittori niente, abbiamo la villa, alberi sfigati sì, alberi sfigati. Avete? Abbiamo una villa del Settecento che è diciamo diroccata ovviamente sì. Tu considera che quando abbiamo fatto Sanremo nel 2020 se non sbaglio, ma mi direte voi, perché noi poi nel senso ci sono tante cose che sono i pinguini tattici nucleari oltre quello che vedete sullo schermo, perché parliamo di ste cazzate tutto il giorno noi siamo... hanno messo un maxi schermo. Non è proprio esatto, sarebbe stato più epico se ci fosse stato un maxi schermo. Invece una televisioncina, no? No, nello spazio polivalente del centro associativo, eccetera, hanno tirato giù il classico schermo che scende dal 2 metri per 1 e hanno proiettato lì per la città. Non vede niente, osti! Queste cose qua, sì. Beh, in realtà il nostro paese ci piace un po'. No, ma figurati, io ho lavorato con mia moglie Daniela Cristofori, siamo venuti a fare lo spettacolo lì. In piazza, e credo che voi due eravate... E noi eravamo lì presente. In fondo, chiaramente in ultima fila, perché siamo dei cattivi ragazzi, però osservavamo... Senza pagare, ovviamente. Comunque, è passato abbastanza in fretta, perché intanto i Natali, Pedrengo, eccetera, eccetera, e poi l'oratorio.
Sì, beh, noi abbiamo una storia. Cioè, in realtà non siamo credenti, però dalle nostre parti c'è talmente poco. Cioè, ci sono tanti posti belli, c'è la montagna, c'è il lago, ma c'è poco di aggregativo, se si può dire. E quindi l'oratorio, già da bambini e poi crescendo, fu uno spazio incredibile, perché la prima sala prove tutti noi l'abbiamo trovata lì. Sì, sì, sì. Tra l'altro, noi separatamente le nostre storie personali, però anche per un periodo, il primo periodo in cui i pinguini hanno più o meno avuto sta formazione con qualcuno diverso, eccetera, capitava che proprio anche i pinguini tattici nucleari si trovassero nella sala dell'oratorio a provare. Beh, perché sono luoghi comunque, magari si stanno perdendo un po'. Nelle nostre zone meno, secondo me. Però magari qua a Milano si stanno perdendo. Però luoghi che possono dare tanto, perché appunto ti trovi con bambini, ragazzi di età diverse, non è come a scuola magari che sei in qualche modo segregato in classe, puoi parlare con quelli più grandi, anche con quelli più piccoli, avere tutti con idee diverse. E io ricordo i primi concerti, cioè tra l'altro suonavo il metal nella sala prove del... cioè sì, però, eri metallaro? Io ero metallaro, sì sì, ma tra l'altro noi abbiamo tutti background diversi, perché io nasco metallaro ma peso. Tu? Folk, cantautorato, musica di protesta, cose un po' strane. Io con la fisarmonica, i baffi, sogno di avere 85 anni, queste cose qua. Io pop rock, un po' indie, anche inglese, e poi anche, diciamo, elettronica, la discoteca. Sì, la non cosa, quelle cose estreme, però. Cosa bella è che ci siamo trovati, tutti veniamo da background diversi. Adesso mancano gli altri tre, però c'è uno che suona in altri tre. Ah, non gli, scusate, non li abbiamo fatti venire perché abbiamo dovuto estrarre a sorte, non è che... sì. Purtroppo metri quadri sono quelli che sono. Sono quelli che sono, insomma. Per però cui... c'è il batterista che viene dal punk, l'altro che viene dai Beatles, della musica più classic rock, e quell'altro che è un metallaro come me. Infatti eravamo gli amici fraterni, io e Paso, l'altro chitarrista. Che adesso non lo direste perché è pelato, ma un tempo aveva i capelli lunghissimi. Era molto più credibile come molto metallaro. Molto più credibile, con i capelli ragazzo, più lunghi. Adesso più sembra un pelato qualsiasi, capito? Ah, però ci sono anche metallari calvi, dai, non buttiamolo giù. Soprattutto in assenza, è sempre brutto. No, però la cosa è che veniamo tutti da background diversi, e proprio questa cosa, secondo me, ci ha dato anche la forza di trovare... Ma vi siete trovati nello stesso oratorio? Ma loro due sì, per me. Eravamo anche a scuola insieme, nel senso che poi appunto Pedrengo, questa ridente località, c'è l'oratorio è qui, la piazza dove sei esibito tu è qui e la scuola è qua. E poi e ci case sarebbe nostre sono lì vicino. La vostra quindi... storia è interessante. Perché? Cosa ridete? No, ma raccontatela. Ho paura. No, ma allora, io la racconterei, siamo... perché questa cosa noi tutti la sappiamo nei pinguini, il management attorno, la sanno tutti perché la faccio raccontare sempre, perché mi diverte un sacco, però non l'abbiamo mai raccontata fuori, se vi va di raccontare. No, allora in realtà è molto più semplice di quanto si possa vedere, però sai, quando sei ragazzino magari c'hai interessi diversi, ti piace, lui era molto appassionato di judo e faceva judo, invece io ero uno di quelli che non sai, il calcio, le cose. E quindi diciamo che c'era un po' questa cosa del ma tu guardi il calcio, invece tu guardi il judo, cioè nel senso, cosa vuoi? E lui ha deciso una volta di farmi capire chi comanda fra i due sport. E mi ha fatto una mossa di judo in amicizia che io ancora mi ricordo. C'ho l'appuntamento dall'osteopata settimana prossima per diciamo per l'incriccamento. Diciamo che non c'è sempre stata... Cioè, sì, come non è sempre stato amoroso il nostro rapporto. Per riassumere, io e lui ci conosciamo davvero da quando eravamo ragazzini, perché siamo dello stesso paese e abbiamo davvero iniziato a suonare assieme. Però poi effettivamente durante il liceo io sono andato in un liceo più cittadino, lui in un liceo un po' più fuori. Stato nel liceo più liceo. Figo di Bergamo, Elio. Sì, diciamolo, sì. Dai. Cioè... Un saluto agli amici del liceo classico Paolo Sarpi, salve, salve. Siete numerosi, siete anche molte personalità in realtà hanno fatto il liceo, ma io ho fatto questa scuola. Questa è Sarpi, vedi che entra proprio. E durante gli anni dell'adolescenza effettivamente non ci si considerava più di tanto, al di là del bullismo di prima. No, non mi consideravi più di tanto. Forse sì. Perché condividere le colpe è sempre condivise. Scusa, io ho fatto ragioneria. Scusa, tu cosa facevi? Io ragioneria. Ragioneria. Ragioneria, beh, liceo classico, è chiaro. Vedi, che c'è lui, cioè. No, quindi no, ho un nuovo nemico da oggi. No, non hai capito, è che io ho fatto le scuole professionali, cioè ancora meno della ragioneria, per cui possiamo mandarla a cagare tranquillamente. Ah, benissimo, finalmente, dopo 20 anni... Ho fatto il greco. Ma poi stai, lui comunque... Ho fatto il latino, perché cazzo... Continua ad essere... il più intellettuale della band, e lo si vede nel risolvere i Bartezzaghi.
ogni settimana. Come sei messo con la settimana enigmistica tu, Giacomo? Come? Cioè, sei messo con la settimana enigmistica? Cruciverba, rebus, no, charade. Non frequenti, croci, diciamo, obbligati. No, non le frequento quelle stupidate lì, cioè. Speravamo, vabbè. Noi siamo molto volta appassionati, perché stando in viaggio tanto tempo ci spendiamo delle ore e Delio continua ad essere imbattibile, cioè sul latino e sul greco, come dicevi tu. Però adesso io non andrei in giro a dire lui è un intellettuale e fa le parole crociate. No, questo l'ha detto Riccardo, io mi sarei venduto meglio ovviamente. Però, infatti, dai, cioè, io la, vabbè, comunque. Ma tante altre cose, beh, no, adesso, cioè, se si può parlare dello spettacolo che hai portato in giro sugli animali. Sì, ho fatto tante cose. Sui bestiari medievali, sì, quello era incredibile. Tutti quanti noi, come diceva Ricca, abbiamo tante vite parallele artistiche e io effettivamente ho una vita un po' più teatrale delle loro e un po' più, appunto, intellettuale. This vogliamo is your house. Ah, pronti? No, ho fatto diversi spettacoli di letture più o meno interattive. Quello a cui si riferiva Riccardo si chiama Zoologia Fantastica ed è un modo per riraccontare attraverso un libro di Borges il mondo degli animali immaginari, quindi il drago, l'unicorno. Dimmi cos'è un catoblepa, per esempio. Lo sai cos'è un catoblepa tu? Certo che lo citato so. Anche in una famosa canzone degli Elio e le Storie Tese, no? No, vabbè. Il catoblepa è la versione, è come raccontavano gli uomini del Medioevo lo gnu, che pensavano avesse la testa talmente tanto pesante da rimanere schiacciata per terra e obbligarlo a guardare giù. E infatti catoblepa in greco vuol dire guarda in basso. Quindi questo testone gigante che però, come il basilisco, se ti guarda negli occhi ti trasforma in una pietra o in altre versioni ti scioglie. Ma è presente sulla settimana enigmistica questa cosa. Bravo. Sono pronto ed urvi per tutta la serata. E insomma, faccio queste cose, mi inoltro in percorsi un po' più. Adesso un po' parliamo fuori della partita doppia, quelle robe lì da artigliere. Cioè dei mastrini, conto, esatto, economico. Ne parliamo. Ma scusate, in si evince che tu non hai fatto scuola? No, no, per dire. No? Io sono un trovatello. No, io ho fatto lo scientifico. Vabbè, statisticamente è il liceo più fatto in Italia, quindi fate poco i furbi, siete i più sono pop, normal. Sono pop. Sei pop, pop, è vero? È vero. No, però ho fatto il liceo scientifico, ma non ero granché, cioè ero bravo nelle materie in cui non sarei dovuto essere bravo, cioè nel senso che ginnastica? No. Ero goffo come non so cosa. No, però non ero gran, ero una schiappa in chimica, biologia e poi astronomia. L'ultimo anno diventava al tempo mio. Ed ero proprio, cioè ad oggi io non ho idea di nulla di quel mondo lì. Sulla matematica me la cavavo, sulla fisica no. Ed ero bravino in italiano. E in latino ero, a me piaceva il latino, sono uno degli unici stronzi al mondo cui piaceva il latino. Però a me piaceva. Ed ero atipico, insomma. Ma guarda che la sala è piena di latinisti, eh? Vero? Okay. Vabbè. Ubi Maior? Tempo fuggit! Loro hanno capito, va bene comunque. Sì, anch'io non... Adesso cambia il discorso. Sì, sì. No? Ma no, dai, non si può adesso con voi, non si può non parlare della musica. Ah, tra l'altro, secondo me lui lo sa, perché lui ha fatto il classico. Voi lo sapete che siete almeno la seconda band che nel nome ha pinguini? C'erano dei pinguini degli anni, nel periodo beat? No? Sì. Se ti stai arrampicando sui vetri. No, però guarda che c'ho un ricordo vago, No, è sbagliato. No, aiutami tu, perché tu lo sai sicuramente meglio di me. Io ho qualcosa... Non siamo gli unici pinguini. Siete solo due band. Ma italiana, però. No, inglesi. Ah, i Penguin Orchestra. Penguin Café Orchestra. È meraviglioso, certo. Perpetuum Mobile, pezzo eccezionale. Io conosco quello e basta. Cioè, non so. Andate a vedere. Originale. Ma anche in Italia per me qualche pinguino ci sarà stato. Solo che non ce l'ha fatta volare, magari non lo conosco. Bello. Cioè, bello. Citiamo i Gazebo Penguins. Ah, i Gazebo Penguins. Un gruppo, direi, stoner rock molto spinto dell'ondata indie. Che però... Li conoscevi i Gazebo Penguins? Certo. Ma senti un po', no, ma no, mi interessa invece, perché c'è anche il ragazzo adolescente che, come tanti credo, cominciano a strimpellare. Cioè, voi così, com'è che, cioè, chitarra, tastiere, com'è che l'avete preso in mano?
E ciascuno poi ha la sua storia personale. Io ho una leggenda che racconta mia madre di me piccolissimo a 5 anni che nella hall di un hotel tunisino mi siedo su un pianoforte bianco e comincio a tirare dei pugni come fanno i bambini. Ma c'era romperlo. Forse sì. Ma c'era un signore vestito di bianco, anche lui, madre, ma forse stai esagerando, boh, non lo so, che dice a mia madre: guardi che quel ragazzino lì c'ha un po' di senso della musica, lo mandi a studiare. Ed era Morgan Freeman. E quindi questo pensa è te. Questo è l'inizio del mio rapporto con i tasti bianchi e neri. Poi ho studiato, ho preso tante lezioni da quando ero bambino in poi, in tante modalità e cose diverse, però secondo me l'aneddoto è questo per me, per il mio inizio. E tu invece la chitarra? Io invece ho iniziato periodo delle fine scuola elementare, inizio scuole medie, andavo sempre in campeggio con i miei genitori, siamo sempre andati in campeggio, e un anno c'era accanto a noi, nella tenda accanto, questo ragazzo che suonava la chitarra, normale, non è che fosse un ed grande... Era Morgan Freeman! Era... non faceva più ridere, non ci stava. E quindi tornando a casa ho detto, ma quasi quasi comincio. Ma la scuola, lo studio... Sì, ma in realtà vedrai che ci passerò poco tempo, tutto quanto. Da lì poi ho iniziato a suonare in giro, così, tutto quanto. E poi è andato bene. E tu, Riccardo, Morgan Freeman, dove l'hai incontrato? Io, allora, la storia mia è un po'... Io volevo fare il calciatore. Però facevo schifo, cioè proprio incapace. Non c'è bisogno che tu lo dicessi, vero, no, si evinceva dal sottotesto. Ma si vede, è vero. Ero già altissimo. Anch'io uguale, anch'io. Io il problema è che ero altissimo alle elementari. Io ero piccolissimo. Beh, chissà perché, cazzo. Pensa a te. Ma mi inciampavo, non ero capace e ci sono stato malissimo perché avevo i miei amici invece che progredivano nella loro carriera calcistica. Addirittura un mio grande amico andò a giocare nell'Albino Leffe, che per noi era incredibile, cioè, cacchio, è vero, sì. Per voi l'Albino Leffe, la sì. Crema della crema, a un serie passo B. Della leggenda della Serie A. Eh no, ridete, però Però era tanta roba e io invece non, cioè, l'arbitro potevo. Diceva Albino Leffe, ma che cazzo siete, cioè, però sono arrivati a un passo della leggenda. È una bella storia di un piccolo paese che diventa, quindi... Sono un po' come Cittadella qualche anno fa, del resto. Sì, è quasi riuscito, sì, ad arrivare. Forse anche di meno, perché Albino è veramente molto più, cioè, più piccolo, proprio una realtà... Però per noi era entrare nella leggenda, giocare lì. Io non ci riuscii, quindi avevo questi amici che erano andati lì. A un certo punto io, come tante cose della vita, dico basta. Cioè, se non sono bravo a giocare a calcio, anche se mi diverto, non ho più voglia di farlo, perché poi, cioè, non voglio essere preso in giro e tutto. E allora le mie giornate erano passate così, tra il nulla e il nulla, e un giorno dei giostrai lasciano dei CD, erano passati alla chiavetta, no? Quindi tutti i CD che avevano per i calci in culo e così li abbandonano in un prato. E io trovo tra questi CD un CD di Michael Jackson, uno di Madonna e uno dei Queen, che mi cambiano la vita, lo metto dentro, peraltro era rovinatissimo, e quindi tutte le canzoni saltavano, quindi io avevo tipo, che ne so, show my go on, show my go on, quindi io pensavo che le canzoni addirittura erano talmente belle che pure coi tempi dispari, cioè non coi 4/4, capito, ma in 7/8 suonavano bene. Poi quando ho scoperto che erano anche in 4/4 ho detto ammazza. Io avevo questo Greatest Hits 2 e ho scoperto la musica e ho detto voglio non fare il cantante ma voglio suonare la chitarra. Prima ho iniziato batteria e chitarra, ho iniziato così, e poi con il tempo, perché dato che nessuno cantava le mie canzoni perché non piacevano all'inizio, allora ho detto vabbè, a sto punto io che ho un'estensione di mezza ottava quasi, però provo, non sarò Giorgia, non sarò Elisa, non sarò Mariah Carey, ma provo a cantare io. E lì sono nati i Pinguini, fondamentalmente, per far fare di necessità virtù, no? Come si dice in latino questo, chissà. Non lo so. Vedi, capito? Ma tu, quando Dio, non so, sincero. Tu cita un poeta greco, che te frega? Come diceva Empifocle, Teofrasto, la tauromachia. Scusate. Qui incrocio, devo fare degli incroci obbligati, come si dice. No, per me è nata così, non volevo fare proprio il cantante nella vita, infatti ancora mi spaventa molto, devo dire, ho questa cosa della paura del palcoscenico che ancora mi tiene molto vivo e ancorato coi piedi ben saldi a terra. E voi pensate...
Grazie. Vabbè, ma voi pensate che tra un po' passi questa paura? Ma allora, lui proprio non ce l'ha. E chi ce l'ha e non ce l'ha, sei nato così o cos'ho? Io sono abbastanza sfrontato ad affrontare quasi ogni situazione. Noi abbiamo fatto 80.000 persone qualche settimana fa, magari qualcuno c'era. Grazie. E io mi stavo proprio cagando addosso. E dico, è stato il record italiano per una band. Cioè nessuno aveva mai fatto così. Io continuavo a pensarci, mamma mia, record. E poi c'era anche Jerry Scotti nella testa mia che diceva... Perché Jerry Scotti? Ma no, c'è sempre sì, Jerry Scotti. Ma se è un momento più bello della vita, pensi a Jerry Scotti. No, ma dico, ho capito. Ma perché le due cose non possono coesistere, scusa, no? Capito? Jerry Scotti è un buon compagno di vita nei momenti belli, secondo me. Cioè, è come immaginare la gente in mutande, ti aiuta a rilassarti un po'. Cioè, nel senso ah, che... Ah, è un antistress, Jerry è amichevole, Jerry ah, Scotti. Ah, ok. Capito? Cioè, tu sei lì, mi cago sotto, pensi a Jerry Scotti, ti parla. Va bene, capisco. Ah, ma ti dico... Scusate, farvi una birra in più, cioè... E io penso a Jerry. Vabbè, tu pensi a Jerry. Comunque, no, dicevo lì, sai... Cioè, pensa alla differenza tra i Rolling Stones, no? E i Pinguini Tattici. Io non voglio pensare a cosa pensa Mick Jagger quando va in concerto. Tu pensi a Jerry Scott. Io penso a Jerry Scott e ti dico purtroppo no. Sei sputtanato perché adesso sta cosa la sentiranno anche i Rolling Stones. Adesso saranno lì a segnarsi Keith Richards. Secondo me, Jerry invece Scott. No. Secondo me... Sai che Jerry Scotti pensa a Morgan Freeman, no? Comunque ti dico, io ero preso male e lui invece era calmissimo e quasi mi dà fastidio. Io sono un po' a metà fra loro due, nel senso che ho dei momenti in cui mi prendo male, magari il giorno prima dico oddio, domani, poi dopo mi tranquillizzo. Poi a ridosso proprio dello spettacolo inizio anche un po' a sentire, però abbiamo degli ottimi metodi. Abbiamo degli ottimi metodi per superare questa cosa. Tipo, abbiamo una PlayStation in backstage con FIFA e con altri giochi, picchiaduro, piuttosto che spara tutto. Ed è un ottimo metodo per, diciamo, rilassarci. Comunque, a proposito di quello che dicevi tu, io spero sinceramente che non passi mai questa cosa, perché credo che sia una delle cose, diciamo, quella meno, più filosofica che distingue il nostro lavoro da altri lavori. Cioè il fatto di sentire questa cosa che ti fa rendere conto che stai facendo qualcosa di incredibile e ti tiene un po' vivo questa cosa qui. Poi certo, bisogna saperla gestire e comunque col tempo abbiamo imparato tutti a gestirla. Però credo che sia una cosa, a suo modo, che ha una sua poetica. Quindi spero che non passi mai. Non passi mai, ecco. Belle parole, pure ha fatto il ragioniere. Cioè, infatti... Ha ragionato bravo. Bene, ha ragionato belle bene. Belle parole. Eh sì, beh sì, è così, ma credo che la stessa cosa capita anche a noi tre, che pure sono più di 30 anni che siamo sulla scena, eppure una certa sgaggetta ce l'hai sempre. A parte che posso dire, Eric, per difenderti un pochino, cioè loro due, sì, sono la chitarra, la tastiera. Caro, cioè, guarda che canto anch'io, no? Scusa, non l'avevo sentito, no. Però cantiamo tutti, no, è vero comunque. Però cioè, forse ti senti quella responsabilità maggiore perché apri cantando con la voce. Io ad esempio, cioè, ho sta fobia, dato che ci sono un sacco di persone che lavorano, soprattutto le luci, i video dietro. A me è capitato una volta a Roma, nel tour scorso, non questo fortunatamente, di avere sbagliato un'entrata. Cioè su un ritornello della storia, è la prima volta che lo dico, su un ritornello che si chiama La Storia Infinita, di una canzone che si chiama La Storia Infinita, sono entrato un po' prima. Accennala. Un tedesco suonava così. D'un falò di notte lui, così. Esatto. E loro la cantano meglio di me in questo momento, perché io sbaglio. A questo punto io ho sbagliato l'entrata e lì è il momento peggiore. Cioè, quella cosa lì poi ti spaventa per tutto il resto della vita. Perché vi ricordate, certo, no? Certo che mi ricordo, certo. Il panico! Io sbaglio l'entrata. Tu devi immaginarti che tu sei lì, che canti e fai un te e niente parte dietro. No, cioè parte quando fai sco, che
Che è questa la cosa, sì, più un assurda. Un tedesco suo... Cosa? E quando succede questa cosa e tutti dietro che non sanno cosa fare, andiamo con l'originale, non andiamo con l'originale, ti seguiamo, ma cioè ci sono quei 5 secondi di disastro, di soqquadro in cui tutti cercano di rientrare dentro con quello che tu hai fatto, e quei 5 secondi lì valgono una vita, valgono bene una vita, cioè nel senso che tu fai una volta una cosa del genere e te la porti, io almeno me la porto dietro ancora, e infatti non sbaglio più sulla storia, nevermore. Però può sempre capitare in un altro pezzo, cioè il problema grosso quando hai 70 persone che lavorano, proprio 70, che lavorano con te e hanno una schedule, no? Come si dice, un programma, tutto è che se sbagli da solo tu e sei il frontman magari, tutti dovrebbero seguire te, però tu ti senti in colpa terribilmente, capito? E capita ogni tanto. No, ma quello lo capisco bene, a differenza nostra di noi tre o forse dei comici che amano improvvisare, che addirittura aspetti l'errore, aspetti che succeda qualche cosa, no? E mi ricordo una volta che eravamo a Mestre, no? E stavamo per cominciare lo spettacolo Unplugged la scena, noi entravamo in scena io, Aldo e la Silvana Fallisi, a un certo punto doveva entrare Giovanni in una palla di plastica, no? Grossa, molto grossa, lui entrava 5 minuti prima, praticamente la gonfiavano dentro e lui camminava, entrava dentro con la... e faceva, ed era il capitano, no? Solo che è entrato dentro nella palla, gli è venuta una specie di crisi di panico, no? Ma no! Cioè tipo, tiratemi fuori! Ma che pirla! Ma come fa ridere, ragazzo! Tiratemi fuori! Aiuto! Ma certo! Cioè... Solo che non poteva niente, perché si toglieva il tappo come dei materassini da fuori, quindi non poteva. Alla fine, dopo 5 minuti, era bordeaux, rosso, eccetera. Era, no? Impallato. Era, sì, esatto, no? Per cui non entrava. E io e Aldo eravamo lì che guardavamo in quinta, no? Ed eravamo che l'hanno tirato fuori, no? Dalla palla, sdraiato. E noi col pubblico, scusate, ma c'è Giovanni che sta male. Beh, certo. Nessuna pietà, nessuna pietà. Per cui se andate avanti 20 minuti, poi alla fine mi ha detto: adesso scusate, basta, cagate, sta male per davvero, no? E quindi abbiamo interrotto, eccetera. Però insomma, avete dovuto rimandare o avete proprio interrotto? No, abbiamo detto è stato male, non mi ricordo, ho detto sta male davvero, scusate, andiamo a vedere, no? Il pubblico ci ha creduto ed era vero. Giova, allora cazzo, c'è il pubblico, porca puttana, dai. Vabbè, sto bene. E ce l'avete fatta. E ce l'abbiamo fatta. Ah, ce l'abbiamo. Okay. Sì, ce l'abbiamo fatta. Perché no? Anche noi non abbiamo mai annullato, se non per il Covid, vabbè, però dei concerti, okay. Siamo sempre riusciti anche con la febbre. E, per esempio, la settimana scorsa... Lavora con la febbre e anche con lo Square House. Certo, diciamolo, certo. Al pubblico. Diciamolo, c'è la famosa pubblico. Storia di Gianni Morandi su questo. No, ma anche di Aldo Giovanni Giacomo, se vuoi te ne racconto un paio di episodi. Ma prego. Eravamo in tre che stavamo facendo i corti, no? Grazie signora. È fatta apposta, per interagire col pubblico, no? Per sfondare la quarta parete, no? Come si dice? Ma quante ne sa, ragioniere! Bravo, ragioniere! Ragioniere! Anche se non ho fatto il classico. I classici, no, per dire. No? Allora, stavamo facendo i corti, no? E c'era Giovanni... Sempre Giovanni che sta male. Non so. Poi dopo devo interpretare io la parte del malaticcio, ma io recito, lui è così della vita, no? E che un'influenza, quelle robe lì, eccetera, eccetera, e stava male di stomaco, a un certo punto... Il fugone. Entravi dentro. E non potevi, cioè... Così. Ho reso drammatica la situazione. Non è morto Giovanni, eh. Ma poi da lì è uno sketch? No, oppure... non è uno sketch, no, è vero. No, no, lo so, ma dico, lo rendi uno sketch? Mi è entrata la bottiglia, non ti dico dove. Tipo questo, no? Lasciamola qua che è meglio, va. È in pendenza. No. Lo rendi uno sketch oppure fai finta di niente? Beh, voi lo sapete, l'hai detto prima, no? Magari il pubblico non lo sa.
quando si dice the show must go on, che sembra una cosa cinica, crudele, addirittura oh, te la tiri, però è così, c'è uno spettacolo, c'è un concerto, c'ho 38 e mezzo di febbre. Sono dei metalmeccanici che vanno anche a 39 di febbre a lavorare, oppure che c'è un po' di vomito, un po' di squarasi. Ti dicevo, due settimane fa il nostro bassista ha suonato con un polso rotto e con grande fatica. Micro fratturato, per non, sì. Per non risvegliare l'infermiere che in te comunque non era distrutto, era polso sinistro. C'aveva una micro frattura, è vero, sì, però... Gli polso sinistro, male. Bloccato così... Sì, ma tanto fatica. Si sa che i bassisti fanno finta di suonare, no? L'hai detto tu, non l'abbiamo detto playback. Noi. Quindi. No, sì, effettivamente poveri bassisti, non se li... nessuno. Giusto? Facci un assolo di basso. Un assolo di basso, vai! Vai! Questo è Giacomo Pastorius. Rapper's Delight. Rapper's Delight. Rapper's Delight. Madonna, quante ne sa oggi Nicola? Thank you. No, ma è così, ragazzi. Cioè, questo è uno dei tanti lavori, ce ne sono tanti, dove se si sta male bisogna andare sul posto di lavoro ugualmente, quindi si soffre un po', però insomma, pensa agli attori, gli attori. Quelli veri. L'assillo dell'attore è che mal di gola, la tosse, quello è veramente... Cui c'è il carico di tachipirine, eccetera, eccetera. Ma che tachipirine usi? È un professionista, anche delle tachipirine. Fatto il classico. Non sa niente di farmacologia. Sa niente. Però è capitato anche a noi quest'estate, cioè a noi, io dico noi, ma a me, è capitato a me quest'estate a Bari, per esempio, di finire un concerto. Ed era, secondo me, dovuto al fatto... Ci sono stati vari colpi d'aria, di vento, assurdi, un po' strani, e alla fine del concerto gli ultimi 3-4 pezzi li ho fatti con sgolato fondamentalmente. E avevo anche paura perché dopo qualche giorno ci sarebbe stata Messina e dici cavolo, ma se tu ti sgoli e le canti e ce la fai e la gente anche ti applaude, però poi il prossimo spettacolo, perché tante volte i ritmi sono molto stretti. E anche con il prossimo tour nostro saranno strettissimi, quindi dovremo fare attività fisica su attività fisica. Devi sentire una radiolina. No, no, vai, 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 vai. Ah, quindi preoccupato... Ho perso il filo adesso, non mi ricordo. No, no, dicevo, ritmi serrati il prossimo tour. Sì, ritmi serrati e dovremo stare un po' attenti perché... Cioè, non siamo granché. Stiamo invecchiando, tra l'altro, non siamo più dei ventenni. Di che anno siete? Siamo tutti e tre del 94. Pensa a te. Ci affacciamo alla soglia dei 30. Non siamo più dei ventenni, ci fanno concorrenza. Ho fatto 29 qualche giorno fa io e siamo tutti lì. Ti vorrei mandare a fare. Puoi farlo, Giacomo, puoi farlo. 94. L'Italia ha perso i mondiali. Qualcuno scese in campo. Kurt Cobain, ce ne sono successe di cose nel 94. No, Kurt Cobain 93, 93. Per me. Mi sembra... Ma siamo a 94 invece. Controlliamo su Wikipedia, per Wikipedia, favore. Wikipedia, grazie. Notaio. Wikipedia. Vediamo, forse vediamo, inizio vediamo 94. Il saputello del liceo classico. Forza, forza, fact checkers di tutto il mondo, unitevi. Diteci un po' quando è esploso. 94? 4? Ho detto 4? Ho sentito 4? 4? 5 mesi, offri di più? 6? Che mese? 5 aprile del 94, grazie. Niente. Grazie. Come sempre. Dicevamo perché 94. Perché lui anziché studiare greco e letteratura studiava in Nirvana, eccetera, eccetera. Il rock and roll. Bravo. 94. Appunto, se cos'altro ti ricordi del 94? Che spettacolo portavi in giro tu nel 94, Giacomo? Nel 94 cominciammo... passato remoto, cominciammo ad allestire i corti. Beh. Perché? Perché nel 94... Nel 94... abbiamo debuttato a Mai Dire Gol, quindi momento chiave, quindi
quindi per noi cominciava un po' prima rispetto a quello che siete voi, questa, cioè ci si affacciava probabilmente a fare cose che ci piacevano molto, perché mai dire gol era una cosa che non la vedeva nessuno, la vedeva in pochissimi, ci piaceva tantissimo, e poi lo spettacolo teatrale per noi era qualcosa di incredibilmente importante, quindi quello lì ha supplito un po' la sconfitta dell'Italia ai mondiali e ai rigori. Bravo. L'Inter non andava neanche tanto bene in quel periodo lì, però neanche il Milan, neanche l'Atalanta, non vi vantate. Lo so, non c'ero io. Non sì, c'è. Per non entrare troppo, noi diciamo 89, 90, 92, quegli anni lì, bene, dopo vabbè, siamo stati un po' fino ad adesso che... Noi parla come però tutti chiudiamo cazzofili. Il discorso perché ma, esatto, noi la squadra esatto. Noi casomai la lo riprendiamo dopo. È comunque una no, passione. Ma ragazzi, adesso appunto vi state dicendo, adesso vi preoccupate, andate in tour, i concerti, vi preoccupate per la gola, giustamente l'influenza eccetera eccetera, ma siete sulla cresta dell'onda adesso, non, come la vivete questa cosa qua, questa notorietà? Perché io, cioè, due ragazzi di Pedrengo, uno di Albino, uno di Villa Cortese, no? Cioè, che gli capita quelle robe lì, cioè, come la vivete? Come... Ma allora, come la vivete? Innanzitutto, cioè, a me fa sempre paura tutti i termini che si usano per definire il successo presagiscono la fine, cioè la cresta dell'onda a una certa, no? Anche quando si dice siete esplosi. Minchia, ma poi quando, dopo che esplodi cosa resta? Cioè, poco. Dico, o anche, no, cioè, poi c'è quella emergenti, anche che sì. Però è prima, però è bella, perché dici, cazzo stavo soffocando, emergo. Quindi quando stai per farlo sono tutte delle parole belle. Quando invece in qualche modo è andata bene, già ti dicono deve finire. È l'invidia del mondo, eh? Ma ah, dici? È proprio quella... Anche, non solo, no? Io quindi ho no, ma a me interessa... Paura. Hai paura? Sì, io, a me spaventa l'idea che possa finire, ma penso sia normalissimo. Cioè, per chiunque abbia raggiunto qualsiasi cosa, cioè è una paura insita nell'uomo, secondo me, cioè nell'essere umano, e quindi cioè, ci penso costantemente. Cerchiamo di non farla finire lavorando. Ecco, la fortuna di essere bergamaschi forse è... che abbiamo la cultura del lavoro. Vero. Ma non solo noi, anche a Villa Cortese, immagino. Sì. No, beh, ma ci credo, hai detto delle cose dove mi ci ritrovo, perché anche qua è un luogo comune, la cultura del lavoro, no? Però il concetto è che il lavoro nella cultura vuole anche ogni tanto cultura del lavoro, cioè no, nel senso che vivere invece come fanno tanti alla giornata, andare a fare le sessioni in studio alle 9 di sera fino alle 3 di notte bevendo, fumando e fregandosene in qualche modo, poi magari invece c'è i Rolling Stones, hanno fatto così per una vita e sono dei grandissimi, però noi cerchiamo di pensare che invece avendo dei ritmi regolari, costringendoci anche magari a volte a scrivere, anche se non ne abbiamo voglia, poi di solito le cose belle escono in 5 minuti nel van. Però sai, anche cercare un metodo, per quanto possa sembrare noioso, ci aiuta perché ci fa dire ce lo siamo conquistati in qualche modo. No, no, figurati, quello è bellissimo e poi credo che percepiate anche voi questa cosa qua, una sorta di fortuna, tra virgolette, nel fare quello che ci piace, no? E in effetti in questo periodo qua c'è una specie di emergenza attorno a questa cosa qua, no? Molti ragazzi, molte persone che sono scontenti del lavoro che fanno, vivono in maniera a volte anche brutta questa cosa, quindi insomma non è che voglio farla molto difficile, però noi in fondo siamo fortunati perché realizziamo i nostri sogni e quindi il fatto di lavorare. Certo, è normale aver paura che si perda la cosa, però l'antidoto, quello del lavoro, magari non funziona sempre, però aiuta tantissimo, cioè quello di non sentirsi una meteora, ecco un altro luogo comune che si dice. Beh sì, sì, è essere solidi e piantati a terra, no? Le radici, e l'umiltà. E tu lo sei. Sì, fischi, guarda, senti, non ho ancora rotto la sedia tra l'altro. Cioè, non è ancora finito, aspetta un attimo. Infatti.
Però sì, questo approccio così un po' materiale e pratico a quello che è il nostro mestiere, che per tanti invece visto da fuori può sembrare una delle cose più aleatorie, folli, quasi schizzoidi a volte, no? Perché sei sul palco e performi e inventi una cosa che non esiste, regali emozioni e quindi delle cose molto alte, molto volatili. Invece sono cose molto pesanti, molto terricole. E in questo ci aiuta anche molto vivere tanto i nostri paesini, la nostra provincia di Bergamo, a cui siamo legati. Abbiamo scritto anche una canzone, abbiamo dedicato tanto, perché ti aiuta a non staccarti troppo da quella che è la tua realtà, le tue radici, e appunto rimanere coi piedi per terra, come hanno detto anche loro. È molto importante, secondo me, rimanere legato al posto dove stai. Se ci stai bene, chiaramente, se hai delle necessità di andartene via, non stai bene, chiaramente. Però per momento bello con Musso, dai, perché non mi piace piangere. Ah, io devo cantarla, intendi? Per favore, non. Per favore, e non piangere. E non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene. Oh, mi commuove sempre questa roba qua, mi commuove sempre. Bravissimo, grazie. Bravo pubblico del Teatro Oscar, ottimo. Però devo dire che anche Milano in realtà dà delle grandi soddisfazioni, devi solo imparare a prenderla, secondo me. Cioè è una città che a volte magari ti sfrutta, a volte la puoi sfruttare tu, è una città che ti può dare tanto, però e lavorativamente noi siamo sempre qua. Chiaro che però ci serve ogni tanto trovare l'equilibrio, perché tornare nei nostri posti ci dà un po' più di serenità. Ma diciamolo, Milano è una città meravigliosa, io sono qua da tanto, benché non sia nato a Milano. A Milano mi sono in contatto con Giovanni, con Aldo. Milano ho conosciuto mia moglie, abbiamo messo su famiglia, abbiamo creato questo luogo meraviglioso. Milano è una città fantastica, disponibile, però è vero che probabilmente tutti e quattro, provenendo diciamo dalla provincia, no? E incarnando queste cose semplici, questi valori di semplicità, ci fa bene andare lì, perché ci riporta dalle tentazioni, dal luccichio che a volte Milano o altro ci... Un applauso a tutti i provinciali. Forza provincia sempre. Ed ecco la band su un bel vai, gli anagrammi di Giacomo Poretti, vai, li ho accolti impreparati. Grazie. Piace la pianta che ti ho messo lì? Mi sembra la cover sincera. Di Caparezza sembra. Ti sembra? Un album... Una pianta sincera. Hai ragione che sembra il primo disco di Caparezza ha una pianta molto simile come artwork. Qualcuno, quello che ha controllato Kurt Cobain prima. Può controllare l'album di Caparezza come controlli l'album di Caparezza con la pianta, perché per me c'è qualcosa. Non so se è una citazione o... Però è un bel allestimento comunque, a parte... Ti piace? Bello. Sì, sì, una scenografia di livello. Poi c'è anche la natura e la tecnologia di questo telecomando. Cos'è questo telecomando, Giacomo? Cioè, roba qua è fantastico, ragazzi. Non è che ce l'hanno tutti, guarda. Track. Vabbè. Vabbè. Cioè. Qui non è che abbiamo dovuto scaricare un'app che fa... Qui è acc o spento, capito? No? Basico. Cioè, così. Ma lo lasci lì perché a un certo punto spegne... Certo. Effetto speciale. Effetto speciale. Basta. Okay. Cioè, così è. Il teatro dell'assurdo non l'hai mai frequentato tu. Adesso lo so. È metaforico tutto. Certo. Beckett. Il cubo nero della nostra anima. Sì. Bianca lacrima del telecomando che si sveglia con la natura verde di una pianta che non è reale, però è finta. È la rugiada, eh. Sì, sono forte nelle supercazzole, grazie. Ma se non aveste fatto i musicisti, cosa avreste fatto nella vita voi? Ma allora, l'Umarell. Bello. È presto, ragazzi. No, già. È presto, ragazzi. L'Umarell deve avere almeno 60 anni per fare l'Umarell. No, allora, io... E io lo posso fare. Io ho un papà muratore. No, che strano, Bergamo.
Che strano. Allora, io non so, cioè, allora, in realtà è un mestiere complessissimo. Ma non devi giustificarti, cazzo, il bergamasco. No, no, ma lo dico perché tanti pensano, ma giustamente anche magari al muratore, ma cioè mio papà sa tante di quelle cose che io non penso di ricordarmene neanche una, cioè l'altro giorno mi fa spritz beton, mi ha detto. Tu sai cos'è spritz beton? Che sono tutti termini tecnici che usano loro, significa cocktail. Quando spruzzano il cemento dalla betoniera. No, metto un po' di recemento. No. Ascolta, vado stai via, lì con le tue via. Cagate, il latino, esatto. Eccetera. Parla di betoniera. Parla di betoniera. Stai lì con gli animali medievali. Stai lì. Però sai, sanno un sacco di cose e quindi io non penso che sarei riuscito. Spritz beton. E quando tu prendi la calce fatta dentro nel coso, la cazzuola. Do you know cazzuola? A lot. Cazzuola è... E poi... Ma che cazzo parla a fare con te? Dai, su. Più o meno. Però dico, ci sono tanti di quei termini, delle cose tecniche che io ho anche provato quando ero ragazzino ad andare, ma non ero portato. Non ero portato per fare il calciatore. Non ero portato per fare il muratore, quindi... Forse barista, ma anche lì non ero gran bravo. Quindi ti racconto questa se vuoi. Io sono andato a Londra a lavorare come barista a un certo punto mentendo spudoratamente nel curriculum. Avevo un cugino che aveva un bar che però aveva avuto dei sani principi e quindi non mi aveva mai chiamato a lavorare con lui e io non avevo la minima esperienza. Tu hai scritto detto, ho lavorato al Roxy Bar, no, ho scritto ho lavorato al bar del Polaresco, che era, e dico io metto il tuo numero, se ti chiamano di che io sono bravissimo. Al che sono andato in questo caffè e io, il curriculum, lo chiamano, was he good, was Ricardo good, il mio cugino fa excellent. Col gesto anche, no, che non potevo proprio, vedere. Sì, sì, ma l'hanno percepito, il vento è arrivato fino a Londra. Excellent. Allora io vado lì, mi assumono come barista e io ti giuro, in casa mia non si è mai bevuto il tè, si beve solo caffè, niente tè. So che fa ridere, ma... Tè è una roba da... Quindi io sono arrivato lì e per prima cosa mi fanno, va bene, guarda, c'è un cliente qua, era un italiano tra l'altro, quello che mi ha assunto, Fabio, mi fa, fai un tè. Cioè, semplicemente una signora, un Earl Grey. Io dicevo, vabbè, ok, lo faccio, terrorizzato perché non sapevo neanche cosa fosse. Io prendo la bustina, quella proprio da Twinings, la apro e verso. no, raga, io non ho mai bevuto tè, cioè nel senso, adesso... E lo spritz beton so cos'è. Quindi uno a uno almeno. Vabbè, io... Inizio così, mi licenziano dopo un mese, poi però giro vari bar. Ha aspettato un mese a licenziarlo però. Infatti. Non potevano licenziarmi prima. Ma perché? No, ma ci sono i diritti dei lavoratori. Ma scusa. Va a cagare, però non ha diritti. E diritti. Vabbè. Che vabbè, io faccio così, vabbè. Quindi neanche a fare il barista, però non mi dispiaceva, devo dire, la mattina vedere la gente, parlarci, quindi forse il barista, magari un giorno anche un bar, lo aprirò con i miei amici. Tu invece? Io probabilmente sarei finito a tediare dei ragazzi in una scuola superiore, insegnandogli cose strane, parlando di animali fantastici. La prima parte non suonava gran bene. Tediare, non... tediare. Ero già qua che sudavo con la gocciolina che mi sudava giù. Tediare. Cioè avresti fatto il professore. Professore. Umile, vedi, capito? Vabbè, cosa devo dirti? No, beh, andando a finire così. Magari contro la mia volontà, ma... Bello. Lei? Io invece, siccome nella mia umile scuola, oltre alla ragioneria c'era anche l'informatica e la programmazione, forse avrei lavorato nel mondo del computer, come, testare sistemi di sicurezza, programmazione, che comunque è una passione minima, non è che sappia fare chissà che, però forse quello sarebbe stato interessante. Beh. E tu invece? Ma io... La signora è arrivata adesso? No, il bagno. Ah no, è andata in bagno e... Sai le cose? Milano. Io in realtà ho abbandonato un lavoro, perché io ho lavorato in fabbrica per 4 anni, dal meccanico così, e poi dopo ho lavorato 11 anni in ospedale, facevo l'infermiere. Infermieri!
E poi lì si è una cosa pratica. Ho lavorato 9 anni che facevo i turni in ospedale, quindi dalle 6 alle 2, dalle 2 alle 10, dalle 10 alle 6 del mattino, e quindi un po' la vita sociale un po' ne risente, no? Perché insomma, gli ultimi 2 anni invece facevo il caposala, facevo un orario d'ufficio, terminavo alle 18 di sera, e ho potuto fare una scuola di teatro serale, e da lì poi entusiasmo. È sempre stata la tua passione quella del teatro? Sì, all'oratorio, come voi, ho frequentato anche io l'oratorio, perché l'oratorio credo che abbia salvato milioni e milioni di vite, di ragazzi, nel senso che ha permesso loro di passare i pomeriggi lì mentre i genitori lavoravano, che non c'erano le colf, no? Non si usava. Non si usava, vero? Non c'erano le nonne o il prete, no? La nonna ti dava da mangiare subito finita la scuola, e poi dopo via alle 2:30 via all'oratorio, lì c'era il prete, chiudeva il portone, e 300 ragazzi, quelli del mio paese, stavano al sicuro, no? E i genitori potevano lavorare sapendo dove fossero. E in quell'oratorio lì c'era questo prete, Don Giancarlo. E sapete che ogni oratorio c'è un campo di calcio spellacchiato e un teatrino, un cinema, no? E gli oratori sono così, e anche nel mio c'era. E Don Giancarlo era più innamorato di Shakespeare e Pirandello che non di San Pietro e Paolo, no? Complimenti. E ogni anno, per 2 volte all'anno, prendeva la compagnia dialettale, quella del paese, e faceva fare delle cose. E una volta ho avuto bisogno di 3 bambini, io sono stato scelto, perché dovevamo, ora forse l'ho già raccontata, però tanto voi non la sapete, io ve la racconto, vai, no? Vai. E la storia era di 3 alieni che venivano sulla Terra e vedevano gli esseri umani all'opera, e i 3 alieni erano interpretati da 3 bambini, no? Uno altissimo, uno grassissimo e uno bassissimo. Io non ho dovuto neanche fare il provino, no? Eri perfetto. L'ho preso. E quella fu un'esperienza che durò 2 serate, ma mi ricordo che la magia del teatro mi aveva conquistato, però essendo tutti di famiglie umili, operai, bisognava andare a lavorare, non ci si pensava. Fino a quando si è creata quell'occasione lì. Quindi anche per me, grazie all'oratorio, che ho potuto fare quello che alla fine faccio. E poi hai conosciuto anche gli altri, anche noi in qualche modo. E anche loro, Giovanni e Aldo, si sono conosciuti in oratorio da adolescenti, e Aldo lo dice sempre che lui arriva all'oratorio perché è emigrante, l'Eunterun, no? Sì, cioè, sì, sì. E quindi quando arrivò qui in questo oratorio di Sant'Andrea a Milano, lui cercava di introdursi nella compagnia di Giovanni, però cazzo vuoi. Però dopo un po' sono diventati amici, hanno fatto la scuola di teatro insieme, e quindi anche per loro l'oratorio è un luogo fondamentale. Io devo dire invece Paso, che è il chitarrista che non è qui oggi, quello calvo, che lui... L'ex metallaro, c'è il chitarrista cappellone. Sì, e no, fatto, sono gli occhiali tutte e due, non abbiamo altro modo, sono ancora quello calvo. C'è, chiaramente è il 94 lui, entrambi, di Bergamo cioè, entrambi. Cioè, quello magro forse, però... No, sì, quello magro. È brutto, però. Quello magro. Ci deve comunque insultare qualcuno. Hai capito. Quindi no, io lui l'ho conosciuto in un locale metal, ti stavo dicendo prima, io non lo direste, ma a un certo punto dopo i Queen scopro... un album molto rock dei Queen, e inizio poi a ascoltare Deep Purple, poi passo ai Led Zeppelin, poi passo ai Metallica, i Megadeth, i Dream Theater, li faccio tutti, gli Opeth, e arrivo sempre i Cannibal Corpse, Def Leppard. Sì, nei Def Leppard sono un po' sotto, adesso sì. Stavo facendo un'escalation di hardness. No, ma ci sono delle cose assurde, più vai su, più ti addentri, anzi. E noi proprio ci piaceva il brutal death metal. Che è un genere amichevole. Sì, sì. È un genere... Non so se qualcuno di voi ha visto Ace Ventura. Sì, sì. A un certo punto in Ace Ventura ci sono proprio i Cannibal Corpse. Che già senti come amichevole il nome, no? Ti invitano proprio a... E noi eravamo, diciamo,
ammaliati dall'estremo in qualche modo, perché ci sembrava che fossimo solo noi in tutta Bergamo a conoscere quella cosa lì, perché nessuno se li ascolta, anche giustamente, devo dire. Un saluto a... sacrosanto. E noi ci conosciamo in questo localino che oggi non c'è più, si chiamava Le Officine, in cui si suonava solo metal. E tu potevi entrare solo se eri un metallaro. Cioè all'entrata c'era da pagare 10 euro di tessera, innanzitutto. Perché poi, se hai mai capito dove andavano a finire, tutto vabbè. 10 euro, tu entravi, ma ti guardavano anche e dovevi essere un vero e proprio metallaro. Tra l'altro immaginate in Valseriana nel 2009 la folla, no, che si accalcava in questo locale. No, ma che già poi in Valseriana tutti sembrano metallari, perché poi è vero, cioè, il capello lungo, quindi non è che... Diciamo, però io... che il bergamasco è un po' metallaro, sì, sì, no? Sì, sì, ma non... io però avevo la sfortuna di essere un ragazzo magrissimo, perché ero veramente magro, sbarbato, cioè non avevo la barba ancora al tempo, mi è venuta tardi. E easy, le fragilino e così, e quindi tutte le volte dovevo un po' perché sennò non si vale. Ma va a cagare, va, ti manda via. Ma adesso sembra che sono è vero, sia un po' ispessito con gli anni. Ero alto, ma ero magrissimo, sembravo Slenderman, per chi lo conosce. Sempre cose amichevoli, no? Esatto. E quindi per entrare, lui era più semplice, perché invece aveva sti cappelloni enormi, la faccia truce, anche se era la persona più buona del mondo, entrava. Noi ci siamo conosciuti lì, mi aiutò a entrare tra l'altro un giorno e disse, è con me. E io entrai. e lì si suonava metal pesantissimo, cosa che loro non conoscono, ma io sono proprio, ho fondato una band a un certo punto con lui che suonavamo metal e noi eravamo convinti che avremmo girato il mondo con questa Come band. Vi chiamavate? Allora, Overskin, che poi sono diventati Without, che sono nomi orrendi, però noi, anche Pinguini Tarcinuali fa cagare, quindi cioè, abbiamo sempre brutti nomi sempre noi, però ci siamo affezionati. Ci no, dai, Pinguini bello, dai. Sì, un po' lunghino. Un po' troppo lungo forse. L'hai scelto tu, cazzo. No, poi, no, cioè, no. Un po' lunghino. No, è il vostro il nome, oh. No, ce l'hanno appioppato. Cioè, prima di noi, i primi fondatori del nucleo che era la band, trovarono questa lista di strane birre in un pub in cui c'era in particolare questa Tactical Nuclear Penguin, ma non siamo noi i personaggi di questa scena, sono i nostri predecessori, gli antichi pinguini, i progenitori, no? Perché pochi sanno che adesso vabbè la storia del metal era finita, quindi passo un'altra parte. Beh, pochi sanno che i pinguini non siamo sempre stati noi, ma io sono il membro più anziano al momento, ma sono entrato come batterista in una band che era composta da tutte altre persone che sono rimaste nostre amiche, ma hanno deciso di intraprendere altri percorsi, perché sai, adesso va tutto bene ed è fighissimo fare questo mestiere, poi la gente è felicissima sempre ovunque andiamo, ma all'inizio non era così, e quindi a un certo punto quando devi fare la classica decisione se partire con un furgone per 2 mesi in giro per l'Italia pagato 300 euro a data o scegliere l'altro furgone, andare a Milano e ristrutturare le case, cioè c'è chi sceglie di ristrutturare le case a Milano, un gran bel business. Caspita. E quindi hanno scelto altre strade, però siamo rimasti amici, sì. Però sono tutti usciti, quindi noi siamo entrati, noi non siamo i pinguini originali, siamo dei surrogati. Poi tra l'altro è divertente perché ogni tanto qualche giornale online sbaglia ancora oggi, tipo l'altra settimana un giornale online di Bergamo ha definito i pinguini attuali coi nomi di quelli che erano prima, quindi comunque il mondo dell'informazione le cose le prende, le gira e se le gira come vuole, però erano altri. Fake erano news altri. Nasce anche da quello, c'è tante di quelle fake news. Fake news, esatto. L'album nostro, sì, lo so, si basa proprio su... Dai, mi accennate un'altra canzone. Ma che cosa deve... Cioè, hai detto qualcosa? Dai, c'era qualcosa. Hai detto che canti prima. No, l'ho detto io canto solo nel momento esatto quando ho aperto l'agibilità. Non posso, poi mi cade qualcosa. Dai, canta testa. Qualcosa, rompere i coglioni. Oh, mia bella madunina, che te brille de luntà. Come colpe. Piscinina, ti te domine Milan. Vedi che... dialetto. E che lega di sua vita te non ce la ricorda mai nessuno man. Dopo tutti ti dischi e però lì non è un po' razzista lì e poi vieni anche a Milan terum. Il finale invece piace, vedo che siamo sul pezzo. No, però appunto loro sono entrati dopo. Io ricordo quando è entrato lui, per esempio, fu incredibile perché
aveva i capelli lunghissimi lui. Era un'altra persona, ero giovane. Non so chi assomiglia, cioè Jack Black eri proprio. Sì, però Jack Black non ha i capelli lisci come me, quindi ero tipo l'incrocio fra Jack Black e Steven Seagal, tipo. Sì. Forse l'uomo dei fumetti dei Simpson. No, dai. Vabbè, scusa, no, è un po' dai. Vabbè, è comunque un molto più storia. Bello. Sì, sì. Però vabbè, quando entrò era veramente ribelle. Allora io posso raccontare. Racconta tutto quello che vuoi, Riccardo, non ti preoccupare. Tanto ormai è la nostra reputazione. Posso raccontare. Ma vai tranquillo, non okay. Ti preoccupare. Allora lui andava in giro sempre a piedi nudi. Anche d'estate, col caldo, con la neve. Lui con la neve andava a piedi. No, neve no, dai, neve no. Ma pioggia neve no. Sì. Sì. Con la pioggia, piedi nudi. In giro, vestito con, non so se si dice, penso di sì, un po' i ciapa merda, noi li chiamiamo. Pantaloni bracaloni. Non so. Pantaloni bracaloni. Andava in giro a piedi nudi e si faceva vedere con questi capelli lunghissimi, sembrava un guru del sesso, tipo, no? Capito? Non so che effetto gli ho fatto quando l'ho visto la prima volta, sinceramente. Io l'ho visto e ho detto, ah, un guru del sesso può far comodo in una band. Evidentemente. Al che lo vedo così, io dico, però cazzo, mi sta simpaticissimo questo. Cioè sul palco ce lo vedo proprio. Poi sapeva anche a latere suonare bene, però contava meno rispetto all'essere il guru del sesso. Dico, d'altronde. Al che dico, questo se lo porto su un palco cambia tutto. E in effetti da lì in avanti c'è stata un'evoluzione. C'è stata una grande evoluzione, è iniziata ad andare molto bene, perché anche sul palco la gente era ammaliata anche dalla presenza scenica che lui aveva, al di là dell'estetica, cioè era molto bravo sul palco. E mi ricordo però la prima volta che mia madre lo vide. Perché noi nel periodo avevamo la sala prove in casa di Riccardo, praticamente nell'edificio a fianco, quindi arrivavamo con la tastiera sulle spalle, lo zainone e citofoni. Sai il pianoforte sulla spalla dei Venditti proprio? Cioè lui arrivava con questa tastierona che ancora oggi ogni tanto capita. Ci tocca di metterci sulle spalle. Lui ha questa tastierona sulle spalle perché una certa gli ha fatto il case, che è la custodia, gli hanno detto, ma vuoi che ti mettiamo delle maniglie a lato che la puoi portare in due? E lui, no, la porterò da solo. Porterò da solo e sarò un guru del sesso. Gli ho detto esattamente così. Oggettivamente se la porta da solo, ma 50 kg di roba, lui se la porta così. Mia madre vede uno un giorno che suona, perché non era prima prova forse, non sapeva dove era la sala prova, e suona a casa mia con questa tastiera che è un parallelepipedo gigante nero, macio, capelli a piedi nudi sull'asfalto. E da lì poi devo dire anche che mi chiede sempre di te. Io sono molto simpatico a tua madre. Sì, sì, no. Scusa, dovevo prendermela questa. È vero però. Però sì, no, è vero tra l'altro. Sapete quella fase un po' ribelle della tarda adolescenza, primi anni di università, in cui ti sembra veramente che il mondo stia andando in una direzione sbagliata e tu vuoi essere radicale completamente? Ecco, una delle conseguenze era andare in giro a piedi nudi. Poi a un certo punto ho capito che non andava troppo in linea con il fare parte del consesso civile occidentale. Dicevi che le scarpe erano le prigioni dei piedi. No, non così. Non l'ho detto no, mai. Signori, i pinguini tattici nucleari! Grazie. Infatti pensavo dicessi quello ormai. Beh, grazie mille. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie mille! Vi aspetto al Teatro Oscar! Ciao a tutti, pinguini tattici nucleari!